questa vestaglia ce l'ho sempre, non l'ho buttata via. E ogni tanto dico la verità, apro l'armadio e la guardo. La guardo e penso, Donatella, ritornerai al lavoro. Vestaglie azzurre venivano chiamate in Toscana le operaie della Mabro di Grosseto, che realizzavano abiti da uomo di alta qualità per grandi firme italiane e straniere. Si lavorava volentieri, si era tutti quasi una famiglia, sinceramente. Ma dal 1997 ad oggi la situazione è cambiata molto. Una lunga crisi ha colpito le diverse gestioni, i cui vertici sono indagati con l'accusa di bancarotta fraudolenta dalla procura di Grosseto. Devo ringraziare la mia famiglia nei momenti più critici che ci siamo riusciti a salvare questa casa. Da 2 anni l'azienda è in amministrazione straordinaria e da aprile scorso la cassa integrazione per le operaie è stata sospesa. All'inizio ti ritrovi praticamente senza nessun tipo di sostegno economico. Io sono stata costretta comunque a dare via la fede, gli ori della bimba, le catenine della cresima. Ma la vicenda potrebbe essere a una svolta. Si sta parlando di un gruppo di cinesi che dovrebbe rilevare questa azienda. Il gruppo, a maggioranza cinese di capitale, è Mondo Risparmio. L'accordo dovrebbe essere firmato entro il prossimo 16 dicembre, ma non è ancora chiaro che cosa l'offerta preveda riguardo al capannone di proprietà di un'altra azienda, già andato all'asta 2 volte, senza esito. Intanto si parla di affitto di questo capannone e quindi anche questo lascia un po' spazio a tanti dubbi. Credo ci sia un'altra cordata, un altro gruppo che sarebbe intenzionato anche a prendere proprio il capannone, insomma, ad acquistarlo. Quante sono dunque le offerte presentate? Quali sono i piani industriali? Quante dipendenti dei 178 rimasti sarebbero effettivamente reimpiegate e in quanto tempo? Non siamo noi amministrazione in grado di poter giudicare e parlare per quanto riguarda l'assegnazione. No comment anche da parte della regione toscana. Intanto la cassa integrazione è sospesa, mentre le operaie più anziane che hanno chiesto il pensionamento non prendono più una lira e non possono andare in pensione. Perché se la cassa integrazione non è firmata non c'è nemmeno contributi. 31 anni che lavoro alla Mabro. Che lavoravo alla Mabro. Un cassa integrato è una persona che non esiste più. Non sai che succede, sei fuori dal mondo, da tutto.